partenza della seconda gara dell'Euro Formula Open da Spa-Francorchamps, terzo round della stagione con Felipe Drugovich che dalla pole position si traghetta in una solida leadership. Bent Viscal però ha un ottimo avvio alle sue spalle, li si porta in scia sfruttando appieno l'accelerazione e la scia e passa in testa Ale Combe. Sorprendente manovra dell'olandese che vede anche Xibert e Karkozic alle sue spalle, ma non durerà molto per l'olandese la gloria perché Drugovich di cattiveria alla bus stop rimette davanti alla vettura di RP Motorsport e non lascerà più il traguardo per i successivi 28 minuti 13 tornate che lo consacrano dominatore di questa stagione sino a questo momento. Qualche difficoltà invece nelle retrovie per Guillaume Samaya mentre risale bene Leordan Hogenboom col sorpasso a 3 che favorisce il rientro in seconda posizione di Alex Karkozic ai danni del compagno Marco Siebert e Bent Viscal. I due continueranno a battagliare per tutta la corsa, si scambieranno le posizioni come qui alla bus stop, poi nuovamente alle combe arriverà però lungo il pilota argentino dovendo cedere definitivamente il terzo gradino del podio a Viscal che è il vincitore anche della speciale classifica dedicata ai rookie, allunga così in campionato ancora Felipe Drugovich, come lo fa Viscal nella classifica riservata ai piloti debuttanti del campionato.